Potrebbero essere gli ultrasuoni emessi dalla scatola nera dell'aereo della Malaysian Airlines, i nuovi segnali acustici rilevati nell'Oceano Indiano dalla Marina australiana. Informazioni molto incoraggianti per l'ex capo della difesa australiano che coordina le operazioni di ricerca sul volo precipitato un mese fa in alto mare con 239 persone a bordo. Ci sono ancora molti passi da fare per verificare che questi segnali acustici provengano veramente dal volo MH370. In primo luogo dobbiamo individuare la posizione. La nave australiana Ocean Shield con il suo drone sottomarino cercherà di localizzare i rottami sul fondo marino. A captare il primo segnale è stata un'unità cinese. Al momento 13 navi di 7 paesi sono impegnate nella zona del rilevamento, ma il tempo stringe. Le batterie dei registratori di volo hanno una durata di circa un mese e potrebbero non trasmettere più il segnale da un momento all'altro.